America fatta a maglie, boom. Hillary Clinton ha truccato le primarie. Parla la presidente del Partito Democratico. Vi avevamo detto o no che i Clinton stavano per essere scaricati dall'establishment? Le bombastiche rivelazioni di Donna Brazile, ignorate dai giornali italiani, ma confermate anche dalla senatrice Warren, la Clinton si è comprata il partito e lo ha dirottato per fottere Sanders. O le prove. E Obama sapeva tutto. Com'era, Crooked Hillary, Hillary la corrotta, il termine coniato da Donald Trump in campagna elettorale? Sentite questa Hillary invece, nelle parole del presidente del Comitato Nazionale Democratico da luglio 2016, Donna Brazile, dal suo libro, Axe, che esce il 7 novembre negli Stati Uniti. Prima di chiamare Bernie Sanders ho acceso una candela nel mio salotto e ho messo della musica gospel, volevo concentrarmi per quella che sapevo sarebbe stata una telefonata emotivamente impegnativa. Avevo promesso a Bernie, quando avevo preso la guida del Comitato Nazionale Democratico dopo la convention, che sarei andata a fondo e avrei scoperto se Hillary Clinton e il suo team avevano truccato il processo della nomination, come un mucchio di email rubate dagli hacker russi aveva suggerito. Avevo dei sospetti dal momento preciso in cui avevo messo piede nella sede del comitato poco più di un mese prima, basati sulla lettura delle mail. Ma chi poteva escludere che fossero state falsificate? Avevo bisogno di prove solide, così Bernie. Decisi allora di seguire il denaro. Il mio predecessore, il deputato della Florida, Debbie Wasserman Schultz, non era stata molto attiva nel raccogliere denaro, e la negligenza di Barack Obama aveva lasciato il partito profondamente indebitato. Appena la campagna di Hillary aveva preso quota, fu lei a pagare i debiti del partito e poi lo mise a digiuno. Il partito diventò dipendente dalla sua campagna per la sopravvivenza e in cambio lei pretese di prendere il controllo dell'intera operazione. Debbie non era un buon amministratore. Non era interessata a controllare il partito, aveva lasciato il quartier generale della Clinton a Brooklyn fare ciò che voleva. Così non era costretta a informare i dirigenti del partito di quanto la situazione fosse grave. Quanto controllo Brooklyn esercitava e da quanto tempo, era qualcosa che avevo cercato di scoprire nelle ultime settimane. Il 7 settembre, il giorno in cui chiamai Bernie, avevo trovato le prove e avevo il cuore spezzato. E a Bernard Sanders,
unico guascone che aveva osato candidarsi alle primarie come avversario di Hillary Clinton, donna Brazile evidentemente comunico che non aveva mai avuto una sola chance, che il processo di selezione del candidato democratico alle elezioni presidenziali del 2016 era stato fin dall'inizio manovrato e truccato da Hillary Clinton. Scusate se è poco, scusate se si tratta dello sputtanamento definitivo e ufficiale dei Clinton e del loro sistema, uno sputtanamento che coinvolge abbondantemente l'ex presidente Barack Obama, che sapeva tutto, una denuncia di illegalità grave, a opera non di una che puoi rintuzzare con una battutina cattiva o con una telefonata ai giornali amici, ma di donna Brazile, una che starà anche tirando la volata alla sinistra del partito che vuole prendere il potere, o magari avere il pretesto per una scissione, ma che è anche e soprattutto un pezzo da 90 del partito, un'amica e confidente dei Clinton, dei Gore, degli Obama, e lo è da 30 anni. La Brazile è forse la lobbista politica più potente di Washington, una che ha fatto tutte le campagne elettorali democratiche degli ultimi 20 anni, è stata a capo di quella di Al Gore nel 2000, una nera povera di New Orleans che faceva politica già a 9 anni, che è rimasta una radicale anche ora che ha 60 anni, è ricca e potente a Washington con la sua firma, società di consulenza, una che continua a guardarli tutti con occhio spietato, uomini e donne bianchi, leggere la sua parziale autobiografia, Poking Vic Grease, per crederci. Una che quando ieri ha diffuso i lanci e le anticipazioni del libro, ha sparso il terrore, non un giornale ha ritenuto di poter tacere, o di sottovalutare il peso e le conseguenze delle accuse. Che vi aveva detto questo disgraziato sito la scorsa settimana, che era vicino il Bye Bye Clinton. Naturalmente non trovate tracce di queste informazioni sulle pregevoli agenzie o giornali e TV italiane. Pazienza, noi da tempo facciamo nel nostro piccolo Radio Londra. Ta 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 ta. Quale prova aveva trovato donna Brazile? Un documento di accordo congiunto tra il Comitato Democratico, il Fondo per la Vittoria di Hillary, Hillary Victory Fund, e Hillary for America, altra sigla della campagna della Clinton, braccio politico e braccio finanziario. Firmato nell'agosto del 2015, 4 mesi dopo l'annuncio ufficiale della candidatura, l'accordo specificava che in cambio del denaro versato per pagare i debiti e altro denaro investito, Hillary avrebbe controllato le finanze, la strategia del partito, e tutto il resto del denaro raccolto. Il suo staff avrebbe avuto il diritto di decidere e mettere i veti sul direttore della comunicazione del partito, e avrebbe preso decisioni finali su tutto il resto dello staff, sui comunicati stampa, sulle mail, sulle spese.